Ciao a tutti, questo video lo voglio dedicare al corso di Relazioni col Mondo, che è un corso che fa parte del gruppo dei corsi di DNA 3 che si distinguono da quel gruppo di corsi di DNA 2 dove principalmente tutte le informazioni e gli esercizi che Vaiana ci ha dato sono mirati a lavorare su di noi, a conoscere meglio noi stessi e a ripulirci. Una volta quando l'abbiamo fatto sufficientemente, possiamo accedere a questo nuovo gruppo di corsi e Relazioni con il Mondo è proprio uno di questi che ci dà la possibilità attraverso di noi di lavorare sia sulla nostra zona, sulla coscienza collettiva, ma anche sul nostro codice genetico e sulla vera matrice con la quale noi siamo stati creati geneticamente. La matrice genetica ha una propria intelligenza che è composta da tutte le esperienze dei nostri antenati e queste esperienze adesso ancora parlano attraverso di noi, manifestano attraverso di noi attraendoci nella vita certe situazioni e certi tipi di persone, ma non solo questa cosa, tutti i pregiudizi, le rabbie, i sentimenti e i rancori, gli odi dei nostri antenati sono ancorati ancora dentro di noi e vibrano in questo campo morfogenetico attorno al nostro DNA. Grazie a questo corso noi andremo a vedere quali sono le vostre convinzioni limitanti più importanti e più attive in questo momento che non vi permettono di riunirvi con le vostre persone promesse e che non vi permettono di vivere la vita nel mondo nel quale avete promesso, andando a visitare sia altri luoghi, ma non solo questo, facendo amicizia e incontrando le persone giuste, indipendentemente a quale religione appartengono, da quale paese provengono e qual è il loro background socioculturale. Questa è soltanto una delle cose che si fa a questo corso straordinario nel quale Vaiana ci insegna dei nuovi strumenti e ve ne voglio subito parlare di uno. Uno di questi strumenti è lo scalo storico che viene spiegato ancora più in larghezza e in profondità a differenza del corso di scavo profondo dove vi vengono date le basi per accedere a una vita storica sia attraverso i frammenti d'anima che attraverso i portali. In questo caso noi andremo oltre e vi insegnerò come arrivare, raggiungere ed aprire la prima vita karmica nella quale una cosa ha avuto origine che da quel momento lì poi si è rimanifestata in ogni vita fino ad oggi con la stessa anima o con lo stesso gruppo di persone anime, perché non siete riusciti a risolverla in quella vita e perché ci sono ancora dei frammenti d'anima che pendono. Imparerete come riconoscere attraverso l'energia degli occhi queste persone e imparerete a capire come mai si trovano ancora nelle vostre vite e perché avete la sensazione che indipendentemente da quello che fate non riuscite mai a arrivare ai giusti risultati o semplicemente nella relazione con quella persona vi sentite scoraggiati. E questo è il primo strumento che ritengo sia molto importante. Poi andremo oltre usando sempre l'approccio storico e andremo a lavorare sulla coscienza collettiva. Vi farò vedere come leggere la vera storia, come essere testimoni di quello che veramente è successo, perché come dice anche Vaiana, la storia è stata scritta dai vincitori. Vedrete sia a livello di religione che a livello politico, a livello di città, civiltà e paesi, quello che in realtà è successo e perché certi tipi di persone la pensano in un certo modo, si comportano in un certo modo e si tengono ancora molto radicati alle loro tradizioni. Questo aiuterà a capire meglio il modo di pensare delle altre persone, rendendovi più vicina a loro e in questo modo la promessa che avete nei loro confronti si manifesterà con più facilità, siccome verrà creata una connessione più forte a livello di cuore. Grazie mille per aver ascoltato questo video e ne segue un altro riguardo allo stesso corso dove ci andremo a focalizzare sulle tematiche genetiche e su come poter lavorare più in profondità su questi aspetti. Ciao!